Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un dispositivo che diventa davvero utilissimo per chi ha un DJI Mavic Mini. Questo dispositivo che serve per mantenere le nostre batterie del DJI Mavic Mini, soprattutto se poi ne abbiamo tre come nella versione combo, per mantenerle nelle migliori condizioni possibili e dargli una vita più lunga possibile. Per fare questo, ragazzi, ci viene incontro questo dispositivo Battery Device. Un dispositivo davvero, secondo me, fighissimo. Uno, perché è semplicissimo da utilizzare, praticamente non bisogna fare niente, fa tutto lui da solo, e due, perché è un dispositivo creato artigianalmente, ma davvero davvero ben fatto, anche perché con il cambio di stagione, quando arriva l'inverno, si vola sempre di meno con i droni rispetto al periodo estivo o primaverile, quindi si tende ad avere magari il drone fermo per un lungo periodo, che può essere magari un mese, tre settimane, un mese e mezzo, due mesi, poi dipende ognuno come gestisce l'inverno dal punto di vista di volo con i droni, e questo dispositivo appunto in questi periodi diventa davvero utile. Sarebbe stato utilissimo anche nel periodo del lockdown, perché avrebbe dato la possibilità a tanti di mantenere le batterie nel migliore stato possibile. Io avevo fatto anche un video al tempo del lockdown, perché avevo spiegato che mantenere le batterie in una modalità storage, soprattutto per il Mavic Mini che ha le batterie non intelligenti, mentre i droni DJI e non solo, cioè i droni più costosi, hanno le batterie che sono intelligenti, quindi si scaricano da sole fino al punto di storage, cioè di mantenimento, praticamente come quando le acquistate, quando voi acquistate un DJI Mavic Mini, un Mavic Air, un Mavic Pro o qualsiasi altro drone, un Autelivo, le batterie sono in modalità storage, perché non si sa per quanto tempo il drone non verrà utilizzato, perché comunque da quando viene prodotto, il tempo che sta in giro nei negozi, vi dicendo, quindi le batterie vi vengono consegnate in storage. E la stessa cosa vale per noi, quando abbiamo i nostri droni parcheggiati nei nostri hangar per un periodo lungo, è sempre meglio portare le batterie in storage per dargli una vita più lunga alle batterie. Le batterie del Mavic Mini sono agli ioni di litio, quindi soffrono un po' meno rispetto alle batterie lipo di un Mavic Air, di un Autelivo, di un Mavic Pro, però anche loro, su consiglio di DJI, è sempre meglio portarle in una modalità storage. Infatti anche quando acquistate un Mavic Mini le batterie sono in modalità storage, anche se sono agli ioni di litio. Se DJI consegna i suoi droni con quella quantità di carica, ci sarà un perché. Quindi per fare tutto questo ci viene incontro questo dispositivo, che adesso analizzeremo da vicino. Vi faccio vedere come funziona, perché ragazzi, secondo me, se avete un Mavic Mini dovete acquistarlo, soprattutto se avete la versione combo con tre batterie da tenere in storage, perché magari ne utilizzate solo una, anche quando andate a volare magari non le utilizzate tutte e tre, quindi ne utilizzate una, le altre magari vi rimangono cariche. Un prodotto super utile, ma adesso lo guardiamo da vicino. Allora, il case è fatto tutto in PLA, stampato in stampa 3D, ed è una stampa fatta davvero bene. Io ragazzi stampo da un sacco di anni e vi assicuro che è stampato davvero davvero bene, quindi un prodotto che sembra quasi una stampa non in 3D, ma un prodotto stampato con uno stampo. È davvero fatto bene. Poi qua il loro logo, che è fatto in resina, e qua abbiamo un display LCD. Qua da parte abbiamo una porta USB, perché comunque quando andiamo a collegare la batteria del Mavic Mini, se la batteria è carica sopra al 65%, attraverso questa porta USB potremo andare a collegare un qualsiasi device per ricaricarlo, quindi diventa una sorta di power bank. Mentre qua sotto abbiamo questa porta mini USB che serve solo per la programmazione, quindi non interessa a noi che lo andiamo ad acquistare. Adesso vi faccio vedere come funziona. Prendo una batteria di queste, che dovrebbe essere anche bella carica, e non dovete fare altro che andare ad agganciare la batteria nel suo connettore qua dietro. Si accende il dispositivo ed ecco qua, lui è già pronto, è già in funzione. Allora, sopra qua in alto abbiamo il numero seriale della batteria, quindi ci dice tutti i dati della batteria. Oltre a fare il processo di scarica e portare la nostra batteria al 65% di carica, che è diciamo l'ideale di storage per queste batterie, allora ci dice sotto quando è stata prodotta la batteria, quindi questa batteria è stata prodotta il 30/10/2019, poi numero di cicli, 13 cicli che ha fatto la batteria di carica e scarica, quindi
quindi cicli della batteria sono stati 13, temperatura della batteria, la batteria in questo momento è 23,4 gradi, ovviamente se la andate a collegare dopo che l'avete caricata, la temperatura appena caricata, la temperatura sarà più alta. Poi i volt, quindi 8,24 volt e i volt per cella, quindi due celle, perché le batterie di Mavic Mini sono a due celle, quindi 4,12 e sotto la corrente di scarica in mini ampere, vedete in questo momento meno 130, poi la scritta in scarica che vi dice che si sta scaricando e sotto una bellissima barra che vi indica appunto a che stato è di scarica, quindi una bellissima barra che poi cambierà di colore in base alla percentuale che raggiungerà, adesso è al 97%, poi abbiamo il pallino rosso che ci indica che è in scarica. Quindi ragazzi, avete visto com'è semplice, perché basta andare a scollegare la batteria e lui si spegne, non ha alimentazione, non ha niente, lui l'alimentazione la prende dalla batteria, quindi il display e tutto funziona tramite la batteria che andate a collegare, quindi non ha nessuna batteria, non dovete ricaricare niente, è totalmente indipendente da tutto. Basterà andare a collegare la batteria, si accende, display LCD che si vede davvero bene, poi non so se attraverso la fotocamera riuscite a vedere bene e leggere bene quello che c'è scritto, però anzi ve lo alzo un po', magari si vede meglio. È davvero davvero un prodotto secondo me fantastico e diventa davvero utile soprattutto adesso che arriva l'inverno, poi nel caso di un altro lockdown lo diventerà ancora di più, anche se speriamo non ci sia, però d'inverno si vola sempre di meno, poi magari si vola con una batteria sola, non si sta in giro magari un'ora e mezza perché fa freddo, quindi magari si usa solo una batteria, le due però le abbiamo portate perché non si sa mai, le abbiamo caricate, poi torniamo a casa e magari la prossima volta che andiamo a volare è tra un mese o due settimane o tre settimane, quindi basterà collegare le batterie al battery device, aspettare che faccia tutto lui, quindi davvero davvero secondo me è un prodotto fantastico se avete un Mavic Mini per allungare la vita delle vostre batterie. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questo prodotto battery device per il Mavic Mini vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!